legge di stabilità. Da una parte i sindacati, dall'altra Confindustria, controparti storiche ma in qualche modo oggi uniti nella critica. I partiti discutono della legge di stabilità, ora si guarda al passaggio in Parlamento. Nel PDL non mancano i malumori e continuano gli incontri di Berlusconi con le varie anime del partito. Nel PD, dove si registrano i dubbi dei renziani, il segretario Epifani ammette di comprendere le osservazioni dei sindacati e del Paese. Riserve arrivano da Scelta Civica, ci teniamo le mani libere sulla discussione in Parlamento, avverte Monti. Intanto oggi si è tenuta la prima riunione di Officina per l'Italia, che riunisce alcune anime del centrodestra che non si riconoscono nel PDL. La legge di stabilità convince la maggioranza di governo, ma al tempo stesso le forze politiche mettono paletti, indicando possibili miglioramenti. Dalla PDL, che rivendica il merito di aver spinto verso la riduzione della pressione fiscale, le critiche non mancano. Il più netto è Bondi, che dice avrò difficoltà a votarla. Con la legge di stabilità si raggiungono tre importanti obiettivi. Non vengono aumentate le tasse a imprese e cittadini. Vengono mantenuti i vincoli europei di bilancio presi e si permette di dare maggiori investimenti agli enti locali. Anche nelle PD ci sono dei distinguo, si guarda possibili miglioramenti sul contrasto alla povertà e alla disoccupazione e fa discutere il passaggio dall'IMU alla nuova service tax. Negli ultimi 5 anni le leggi finanziarie hanno sempre messo le mani nelle tasche degli italiani, oggi finalmente non è più così. Certo, si può e si deve fare meglio e il Partito Democratico farà fino in fondo la sua parte in Parlamento. È il primo passo nella giusta direzione, così in una nota 11 senatori, la maggioranza di Scelta Civica, guidati dal ministro Mario Mauro e da Pier Ferdinando Casini, dopo le critiche di Mario Monti, promuovono la manovra di Letta e chiedono un chiarimento sulla linea politica. Dalle opposizioni la Lega boccia il provvedimento e punta il dito contro i 600 milioni previsti per coprire il debito di Roma. Non c'è nulla che aiuti il Paese ad invertire la tendenza e il giudizio di Sell. Il governo pensa solo a galleggiare, ma il paese affonda. Sinistra Ecologia e Libertà presenterà proposte alternative sul lavoro, contro la disoccupazione, per gli esodati. Noi oggi abbiamo bisogno di una svolta e questo governo non ce la dà. È una manovra finta e fasulla, commentano i 5 Stelle. Vogliono farci credere, salverà il paese, ma sono solo briciole.